l'Italia campione del mondo al Solar Decathlon Europe. Coralli a rischio, la colpa è della CO2. Boschi più sicuri grazie alle certificazioni. L'Italia è campione del mondo in efficienza energetica, innovazione e sostenibilità. Il team dell'Università di Roma 3 sbaraglia la concorrenza e vince al Solar Decathlon Europe 2014, il mondiale dell'architettura green che quest'anno si è svolto a Versailles. A convincere la giuria nelle 10 prove in gara è stata Rome for Density, la casa solare studiata per la riqualificazione delle aree abusive, in legno certificato a basso impatto ambientale, 65 metri quadrati di comfort e tecnologie applicate. La casa italiana è stata sottoposta con successo a verifiche di costruzione e qualità architettonica, ingegneria, efficienza energetica, sostenibilità, design e trasportabilità. Bilancio energetico, condizioni di comfort e funzionamento della casa sono stati monitorati dai giudici durante tutta la durata della competizione. Risultato, la nostra casa, oltre ad avere un cantiere veloce ed economico, essere trasformabile e adattabile alle esigenze della nuova società, produce più energia di quanto ne consumi, grazie anche al supporto di Daikin Italy, che ha dotato l'abitazione di una pompa di calore dalle prestazioni particolarmente elevate e un team di esperti che ha lavorato con gli studenti di Roma 3. Il prototipo italiano ha così battuto in volata Germania, Cile e Olanda, che si erano dimostrati gli avversari più temibili, e si è conquistata il primo posto. La speranza ora è che la casa del futuro non rimanga solo un progetto. Coralli e molluschi nel Mediterraneo a rischio. La minaccia è l'anidride carbonica che rende acide le acque marine. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Bologna nell'ambito del progetto europeo Coral Worm. L'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera per cause dipendenti dall'uomo è un fenomeno ben conosciuto. Meno noto è che questo gas viene disciolto anche negli oceani, causando un incremento del livello di acidità delle acque marine. Boschi italiani sempre più sicuri grazie alla certificazione PEFC, che attesta che le forme di gestione boschiva rispondano a determinati requisiti di correttezza e sostenibilità. Con circa 800.000 ettari di foreste certificate PEFC, il 9% della superficie totale a bosco, l'Italia si attesta al 14° posto nel mondo, con un aumento di oltre 23.000 ettari pari al più 3,2% rispetto all'anno precedente. Effetto antismog, controllo delle acque piovane e una migliore qualità della vita in città. Sono i vantaggi delle nuove forme di verde urbano, dagli orti verticali ai muri vegetali. Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, il verde in città svolge una triplice funzione. Da una parte contiene gli effetti dello smog, dall'altro può essere adibito alle coltivazioni a uso domestico con gli orti urbani. In questo modo non solo si dà sostegno alle famiglie, ma si salvaguarda il paesaggio sottraendolo all'incuria e al degrado.